Sul tema conservare la memoria si discute oggi alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, nella giornata di studio ed approfondimento dedicata alla Shoah. Siamo qui con il presidente dell'Unione Comunità Ebraica Italiana, Renzo Gattegna, che parteciperà ai lavori del convegno, al quale partecipano anche gli allievi di alcune scuole romane. Presidente, perché la giornata della memoria? I fatti accaduti negli anni 40, durante la Seconda Guerra Mondiale, sono un capitolo di storia che è rimasto per molto tempo sconosciuto, non solo per i giovani ma anche per gli adulti. Il motivo di questo era che i superstiti non avevano la forza di parlare e molte persone non avevano interesse a che si sapesse quello che era effettivamente successo. Secondo lei, qual è oggi l'eredità della Shoah? Come deve essere raccontata e quali possono essere gli appigli giusti per parlare, soprattutto ai giovani, oggi ce ne sono in aula, di questo momento tragico ed oscuro della storia dell'umanità? È indispensabile parlare ai giovani perché bisogna creare gli anticorpi perché fatti disumani come quelli che sono avvenuti in quel periodo non si ripetano. Molti si chiedono se è necessaria questa azione, ma quello che sta avvenendo in Grecia, in Ungheria e ultimamente anche in Francia, quindi un paese sicuramente democratico, ci fanno capire che il pericolo è sempre incombente e che non si può abbassare la guardia rispetto alle forze antidemocratiche, razziste e xenofobe. Presidente, si parla spesso di reato di negazionismo. A fine 2013 è stato presentato un disegno di legge. Ne ritiene necessaria l'introduzione? Ma la mia opinione personale è che si deve distinguere fra i ragazzi che hanno bisogno di essere educati e di avere una conoscenza dei fatti storici. Poi ci sono i cattivi maestri, quelli che intenzionalmente cercano di falsificare la storia. Allora io direi che verso i giovani serve la prevenzione, l'educazione, verso i cattivi maestri ci può essere anche una repressione in base a una legge, perché sono teorie queste che tendono a diffondere l'odio e il razzismo, e quindi non è un problema molto serio per la società del futuro. Volevo dire che un particolare significato all'evento di oggi, perché questo contatto, questo scambio di informazioni e di attività culturali fra le comunità ebraiche e la scuola superiore è qualcosa di veramente importante, proprio perché anche le forze dell'ordine abbiano la possibilità di conoscere tutto quello che noi facciamo e che ritengo sia meritoria dal punto di vista della conoscenza della verità. Grazie, Presidente.